Buonasera, buonasera dallo Stadio Olimpico Grande Torino, dove Manuel Codignoni, grazie alla collaborazione tecnica di Roberto Barazzuol, vi racconterà la prima partita in assoluto del girone di ritorno del campionato di Serie A, l'anticipo tra Torino e Fiorentina. È una sfida a salvezza a tutti gli effetti quella di questa sera. Entrambe le compagini, va detto, avevano, diciamo, altre ambizioni a inizio torneo. Questi tre punti potranno però essere cruciali per ambedue le squadre in una serata non particolarmente gelida, dobbiamo dire. Ci sono circa 7-8 gradi sopra Torino, è meno freddo rispetto agli altri giorni, così ci dicono i residenti a Torino per l'appunto, ma una serata rovente per quello che riguarda motivazioni e importanza della posta in palio. Il Torino arriva a questa sfida da due pareggi, ha vinto solo una delle ultime 13 partite e in casa ha raccolto appena 5 punti. Pensate, nessun successo tra le mura amiche, è l'unica squadra in Serie A. Sono numeri preoccupanti che valgono 14 punti e il terzultimo posto in classifica in condominio col Cagliari, che sono costati la panchina a Marco Giampaolo, che è stato sostituito da Davide Nicola, che ha esordito settimana scorsa con il 2-2 con il Benevento. Un 2-2 che ha dato autostima anche e soprattutto per come è arrivato questo pareggio proprio in extremis, con i giocatori molto soddisfatti alla fine della partita. La Fiorentina non sta molto meglio, ha comunque però 7 punti in più, 21, che significano 12° posto in graduatoria, grazie anche al successo col Crotone nell'ultima uscita, che ha ridato un meritato ossigeno alla banda di Prandelli. 5 punti appena in trasferta per la Viola. Se si considera lo scarso rendimento del Torino in casa, di cui parlavamo poco fa, è chiaro che questa sera qualcosa potrebbe cambiare. Il trend però è positivo per la squadra di Prandelli, 3 vittorie nelle ultime 6 uscite. Queste sono segnali di ripresa netti che la squadra di Firenze ovviamente spera di confermare questa sera. Ribéry, cerchio di centrocampo, è buona questa volta l'iniziativa. Ribéry a spazio, Vlahovic in area di rigore, il tocco, il palo colpito dalla Fiorentina, con Vlahovic liberato splendidamente da Ribéry al 10° minuto. È andato con il destro a cercare il palo alla destra di Sirigu e ha colpito effettivamente il palo a Sirigu battuto. Occasionissima per la Fiorentina al 10° minuto. Torino 0, Fiorentina 0, ma Vlahovic vicinissimo al gol e si dispera letteralmente. Cesare Prandelli davanti ai nostri occhi per l'occasione sprecata. Si gira verso la panchina, va a prendere una bottiglietta d'acqua e si disseta, ma probabilmente per sfogare la tensione dopo aver allargato le braccia per la grande occasione della Fiorentina, che è andata vicinissima al gol dell'1-0 con Vlahovic. Il piatto sinistro, la palla che ha colpito il palo in pieno. Sulla ribattuta non c'erano giocatori della Fiorentina pronti per il tapine, è riuscita a liberare il Torino, ma brivido veramente per la squadra granata e grande occasione per la Fiorentina. Torino 40-05 sul nostro cronometro, Torino 0, Fiorentina 0. Torino che ha pareggiato il conto dei legni nel periodo non collegato. Lancio dalla tre quarti di Lukic, sponda di testa al limite dell'area di Belotti per Zaza, che è entrato in area in posizione regolare, ha lasciato partire una conclusione violentissima che si è andata ad infrangere sull'incrocio dei pali prima di uscire poi alta sulla traversa. Il sinistro di Zaza nel cuore dell'area di rigore era in posizione regolare, occasionissima per il Torino. Codignoni a Torino. 44-50, Fiorentina per due volte vicina al gol del vantaggio, proprio mentre arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara, che decide che per il primo tempo può bastare così. Dicevamo di questa doppia occasione per la Fiorentina, che è andata due volte alla conclusione. Iniziativa dal settore di sinistra, il colpo di testa da parte di Bonaventura contrato da un difensore del Torino, e poi sulla ribattuta Ribéry dal limite. Anche questa conclusione è stata poi sporcata dalla difesa del Torino. Venuti bene per Ribéry, Ribéry ha spazio per avanzare, il pallone è buono per Vlahovic in area, Vlahovic la conclusione, il gol della Fiorentina con Dusan Vlahovic al 3° minuto di gioco. Cambia il parziale, il gol della Fiorentina con Vlahovic, iniziativa in velocità sviluppatasi sul settore di destra, e la pallone che poi da Ribéry è arrivato sui piedi di Vlahovic, che è entrato in area e con il destro è andato a trafiggere sul secondo palo Sirigu. Cambia dunque il risultato allo Stadio Olimpico Grande Torino. Iniziativa, dobbiamo dire, veramente pregevole da parte della Fiorentina. Scatta sul filo del fuorigioco, ci sarà ovviamente un check con il VAR per verificare la posizione di Vlahovic, che è scattato veramente proprio al limite rispetto alla linea dei difensori del Torino. Al 3° minuto il vantaggio della Fiorentina con Dusan Vlahovic. Torino 0, Fiorentina 1. Le squadre ora vanno rischierandosi, con la Fiorentina che, dopo aver festeggiato Vlahovic, che è al
e alla sua 8ª marcatura stagionale, grande stagione quella del giovane centravanti della Fiorentina. Si sono andate a ripiazzare, non si riprende ancora il gioco, chissà che il direttore di gara non stia ascoltando il VAR per verificare la posizione appunto di Dusan Vlahovic. Va ad annullare direttamente il gol, annulla direttamente il gol, evidentemente la posizione era irregolare di Dusan Vlahovic, l'avevamo detto, era scattato sul filo del fuorigioco e allora gol annullato, silent check con il VAR che è andato a decretare la posizione irregolare di Dusan Vlahovic. Riparte la Fiorentina con Castrovilli, tre quarti di campo, l'intervento di Bremer è regolare, recupera la sfera il Torino con Singo, attenzione, la buona, questa è una buona transizione per il Torino, allarga la sfera a destra dove c'è Belotti che prova ad accentrarsi, si azzazza in area di rigore, il dribbling di Belotti che supera un uomo, trova la conclusione, la palla che finisce non molto lontana dall'incrocio dei pali di Drongoski. Manovra ora il Torino nella propria metà campo con Lianco che scambia a sinistra con Buongiorno, lo stop di Buongiorno, il che lancia in avanti Belotti che muove bene il pallone di prima per Zaza, attenzione, Lukic in area di rigore, finisce a terra, c'è il tocco su di lui di Castrovilli, vediamo qual è la decisione del direttore di gara che viene circondato da un nugolo di uomini, c'è anche un cartellino giallo, l'intervento di Castrovilli su Lukic giudicato falloso e siamo al limite dell'area, l'intervento è avvenuto al limite dell'area di rigore, calcio di punizione, siamo proprio al limite, evidentemente c'è stato un silent check con il VAR, lo ricordiamo, al VAR ci sono Banti e De Iorio che è andato a far rettificare la decisione, quello che è certo è che è stato ammonito Gaetano Castrovilli, secondo ammonito della partita, in precedenza era stato ammonito Lianco e non ci sarà un calcio di rigore ma ci sarà un calcio di punizione, ma l'arbitro decide di vederci chiaro e va a rivedere le immagini, cartellino rosso per Castrovilli che viene espulso. Allora, la posizione resta il limite dell'area di rigore, la mezzaluna antistante l'area di rigore, ma il cartellino cambia colore, non è più giallo ma è rosso, espulso Gaetano Castrovilli e questa è una svolta della partita perché la Fiorentina dovrà affrontare tutto il restante periodo della partita, mezz'ora più recupero, in 10 uomini per l'espulsione di Castrovilli che in un primo momento era stato ammonito, poi su indicazione del VAR il direttore di gara è andato a verificare il posizionamento del fallo, a verificare l'entità del fallo, calcio di punizione dal limite ma espulsione per Castrovilli, calcio di punizione, sono in 3 sul pallone, c'è Ansaldi, c'è Belotti e c'è Zaza, posizione come detto molto favorevole, assolutamente centrale al limite dell'area di rigore, Torino 0 Fiorentina 0, siamo alla 17ª, la conclusione di Belotti, la palla che finisce di un nulla al lato della porta di Drongoski, una fucilata, Drongoski non ci sarebbe mai arrivato, la palla è uscita di non più di una trentina di centimetri a quello che ci è parso di vedere, forse anche qualcosa di meno. Torino 0-0 tra Torino e Fiorentina, Fiorentina arrembante con una transizione offensiva velocissima finalizzata da Ribéry, la palla che però si è spenta alta sulla traversa, ma la Fiorentina riparte ancora, 0-0 tra Torino e Fiorentina, la Fiorentina in 10 ma sembra veramente tarantolata in questa fase della partita, ancora Ribéry che riceve il pallone da Bonaventura, si accentra, lo scambio ancora con l'ex giocatore del Milan, la triangolazione Bonaventura, limite, attenzione, Ribéry in area, scarta anche il portiere, la conclusione, la palla che finisce in rete, Ribéry, grandissimo gol della Fiorentina e questo è buono, 22esimo della ripresa, Fiorentina in vantaggio con Ribéry, serie di triangoli con Bonaventura iniziati dalla tre quarti, Bonaventura ha messo in porta Ribéry che si è leggermente decentrato a destra e poi è andato a trafiggere sul primo palo Sirigu, c'è stato anche il tocco da parte di un difensore del Torino ma la palla era comunque destinata dentro al sacco per cui il gol al momento lo attribuiamo a Ribéry, ma come detto azione veramente spettacolare della Fiorentina, Fiorentina in vantaggio, Fiorentina in 10, Fiorentina che è andata a realizzare il gol dell'1-0 con Ribéry, il suo uomo di maggiore qualità, ma dobbiamo dire veramente pregevole la combinazione con Bonaventura, un'azione quasi da PlayStation. Torino 0, Fiorentina 1 al 23esimo della ripresa, il gol di Franck Ribéry. 26esimo minuto, Torino 0, Fiorentina 1, ma il Torino attacca assolutamente ventre a terra in questa fase della partita. Il Torino ha un uomo in più, la Fiorentina in inferiorità numerica è riuscita a pervenire al gol del vantaggio al 23esimo della ripresa con Ribéry, ma è
stata un'azione assolutamente da videogame, da PlayStation, quella con Bonaventura, serie di triangoli stretti che poi sono stati finalizzati dall'ingresso in area di Ribéry, che è andato a trafiggere Sirigu dopo averlo scartato. Ma ora il Torino prova ad andare in avanti con Belotti, attenzione, fascia di sinistra, lato corto dell'area di rigore, c'è la chiusura da parte di Milenkovic che mette il pallone fuori, attenzione, Milenkovic è andato a spintonare Belotti e c'è il cartellino rosso per Milenkovic, giallo per Belotti, rosso per Milenkovic, clamoroso, Fiorentina in 9, contrasto ruvido tra Milenkovic e Belotti con i due giocatori che si sono, come dire, c'è stata una sorta di reazione e la reazione di Milenkovic è stato uno spintone a Belotti che è finito a terra. Il direttore di gara aveva già il cartellino giallo in mano, lo ha sostituito con quello rosso andando ad espellere Milenkovic, e allora situazione veramente incandescente perché Belotti è ancora a terra, è stato ammonito anche lui, il cartellino rosso è stato mostrato a Milenkovic che ora lascerà la sua squadra in 9 uomini, la Fiorentina che è comunque in vantaggio di un gol grazie appunto alla grande marcatura di Ribéry. C'è stato una testa contro testa tra Belotti e Milenkovic e poi alla fine c'è stato probabilmente il tocco di Milenkovic ai danni di Belotti. Dopo questo testa contro testa Belotti è finito a terra e Milenkovic è stato espulso. Codignoni a Torino. 34esimo, Torino 0, Fiorentina 1, Fiorentina in 9 uomini, Torino che attacca ventre a terra, lo fa con Baselli dal settore di destra che va a servire Singo, il traversone di Singo in area di rigore, la palla che finisce in area non la tocca Zaza per questione di centimetri, ma è ancora viva, la tiene viva Ansaldi che poi scambia con Murru, il contro traversone, Pezzella di testa a pulire i propri 16 metri, Singo a rimorchio arriva, trova la conclusione, ancora una traversa del Torino con Singo, ma è ancora il Torino in avanti con Ansaldi che mette in mezzo un pallone direttamente in porta e Trongoschi lo va a bloccare, ancora un legno per il Torino, è il secondo legno dopo quello colpito da Zaza, traversa per Singo, aveva colpito un palo peraltro anche la Fiorentina nel primo tempo con Vlahovic. Il passaggio di ritorno di Mazzocchi, ma c'è ancora un fischio dell'arbitro, allora ne approfittiamo. Ti chiedo scusa Giordo, c'è il pareggio del Torino con Belotti, torna il gol Belotti al 43esimo minuto, Torino 1 Fiorentina 1, a te. Ha pareggiato il Torino al 43esimo, iniziativa dalla destra di Simone Verdi, il traversone nel cuore d'area di rigore per il Gallo Belotti che in spaccata, in maniera anche abbastanza sporca, è riuscito a colpire il pallone andando a metterlo in porta. Calcio di punizione per la Fiorentina dalla propria tre quarti offensiva, fascia di sinistra con il pallone che non so se verrà scodellato in avanti oppure se molto più ragionevolmente verrà gestito per poter appunto perdere più tempo possibile. Il lancio in avanti, Singo lo recupera, ultimi 40 secondi di gioco, 51 e 20, terremo la linea fino al termine della partita, Torino 1 Fiorentina 1, finale infuocato, Torino che prova a distendersi, la rimessa laterale di Zaza, all'indietro però per Singo che supera la linea centrale del campo, lo scambio con Baselli in orizzontale per Buongiorno, cerchio di centrocampo in avanti a sinistra dove si fa vedere ancora Murru, c'è la sovrapposizione di Ansaldi, Murru il traversone al centro con dove c'è il tentativo di sponda da parte di Bremer per l'inserimento di un centrocampista, si trattava Buongiorno che però non è riuscito a raggiungere il possesso del pallone, anzi di Rincon che non è riuscito ad arrivare sul pallone, e allora mancano pochi secondi al termine della partita, Torino 1 Fiorentina 1, scade in questo momento il 97esimo sul rinvio di Trongoschi, ci sarà immaginiamo il triplice fischio da parte del direttore di gara a sancire la fine delle ostilità, è così, lo avete sentito in sottofondo, e allora Torino 1 Fiorentina 1 finisce in pareggio, una partita dalle mille emozioni. Ribéry al 23esimo della ripresa, il vantaggio della Fiorentina al 43esimo della ripresa, il pareggio di Belotti, Fiorentina che ha chiuso addirittura in 9, e allora il Torino guadagna un punto, sale a quota 15 ma non riesce a sfatare la maledizione che non la vede ancora mai vincente in casa, un successo che all'Olimpico Grande Torino manca dal 16 luglio scorso, sale a quota 15 ma resta in 16esima posizione, guadagna un punticino anche la Fiorentina che aggancia il Benevento a quota 22 in 11esima posizione, ci sono rimpianti da una parte e dall'altra per la Fiorentina perché era riuscita a giungere al gol del vantaggio seppure in inferiorità numerica per l'espulsione di Castrovilli, azione spettacolare quella sull'asse Bonaventura-Ribéry, con Ribéry che è andato poi a finalizzare portando in vantaggio la Viola, rimpianti però anche per il Torino che una volta agguantato il pareggio al 43esimo ha sprecato tanto in doppia superiorità numerica nel finale e dunque non è riuscito a portare a casa la posta piena.
Siena. Finisce 1-1 all'Olimpico Grande Torino tra Torino e Fiorentina. A me non resta che ringraziarvi, gentili radioascoltatori, per averci ascoltato in questa radiocronaca del primo anticipo della 20ª giornata, la prima del girone di ritorno del campionato di Serie A tra Torino e Fiorentina, che si è conclusa in parità sul risultato di 1-1. Ringraziare Roberto Barazzol per la preziosa assistenza tecnica, restituire la linea agli studi di Roma, Saxa Rubra, ma restate con noi. Linea Roma.